Historic Minardi Day 2024. Ai box di Imola ho trovato 5 Formula 1 interessantissime ma dimenticate che devo assolutamente farvi scoprire. Ve le racconto in questo video. Prima di iniziare, se non lo avete ancora fatto, cliccate sul tasto subscribe in basso a destra per iscrivervi al mio canale e rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. E adesso, via con le vetture! Numero 5, Theodore TR1. Nel 1978 Theodore Teddy Heap, imprenditore proprietario di un numero imprecisato tra hotel, casinò e chissà cos'altro tra Hong Kong e Macao, decide di diventare costruttore di Formula 1, facendo progettare un'auto a Ron Toranac, tecnico fondatore della RALT ed ex socio di Jack Brabham, quando da semplice pilota diventò anche lui costruttore. Ma questa è un'altra storia. La TR1 monta i soliti motore V8 Cosworth di FV e cambio Hewland a 6 marce. Il telaio è monoscocca in alluminio con i radiatori dell'acqua ai lati del motore e quello dell'olio sul musetto, nascosto da un convogliatore. L'aerodinamica è tradizionale e superata rispetto alle migliori Formula 1 dell'epoca che sfruttano l'effetto suolo e i risultati sono una logica conseguenza. La TR1 partecipa, o meglio prova a partecipare, alle prime due gare di campionato in Argentina e Brasile con Eddie Cheever, ma non si qualifica e già la terza gara diventa un pezzo da museo. Quindi vederla a Imola mi è piaciuto da matti. Numero 4. Shadow di N12. Classica Formula 1 a effetto suolo di inizio anni 80, con telaio monoscocca in alluminio e le lunghe fiancate a forma di ala rovesciata chiuse dalle minigonne. Indovinate un po'? Ha il motore V8 Cosworth e il cambio Hewland, ma è interessantissima perché è l'ultima Shadow costruita. Infatti, dal Gran Premio del Belgio 1980, Teddy Heap, ancora lui, compra la squadra e la fa esordire come Shadow Theodore, ma l'avventura dura solo 3 gare, poi il team si ritira e torna l'anno dopo con la nuova TY01, che è semplicemente al marchio Theodore. Numero 3. Wolf VR7. È una presenza fissa all'Historic Minardi Day, la monoposto con cui la Wolf partecipa al mondiale 1979. È molto evidentemente ispirata alla Lotus 79 che dominò l'anno prima, cioè in pratica è quasi una copia. Ma come tutte le copie, non va come l'originale. Non dovrei nemmeno dirvi che ha il motore Cosworth, cambio Hewland e telaio monoscocca in lega di alluminio. Vi dico solo che è progettata da un tecnico geniale come Hervey Postlethwaite. Magari una volta vi racconto anche di lui perché ne vale la pena. Ed è l'ultima monoposto con cui corre l'ex campione del mondo James Hunt, che dopo il Gran Premio di Monte Carlo saluta tutti e si ritira. Il suo posto lo prende un giovane finlandese di nome Keke Rosberg, ma non fa meglio di Hunt anche con le versioni evolute della macchina e a fine anno il team si ritira per sempre dalla Formula 1. Numero 2. Ensign N180B. Nel video con le 10 più belle Formula 1 dal Minardi Day, se ve lo siete perso lo recuperate al link in descrizione, vi ho già nominato la Ensign. Il piccolo team inglese partecipa al mondiale 1980 con questa macchina e un pilota come Clay Regazzoni, ma come vi ho detto nel live dal box di Imola, che potete recuperare anche lui al link in descrizione, la N180 è anche la vettura con cui Clay ha l'incidente che gli fa perdere l'uso delle gambe. La macchina che vedete è la versione B, che corre nel 1981 con Eliseo Salazar. Oltre ai soliti motore Cosworth e cambio Hewland, ha un semplice telaio monoscocca con paratie in lamiera di alluminio e acciaio. L'aerodinamica è più raffinata perché nasce con l'esperienza di Nigel Bennett, ex ingegnere di sviluppo alla Lotus. Ma il problema è un altro, mancano i soldi e i risultati che arrivano sono quelli che sono. La N180B non porta a casa nemmeno un punto. Che strano, vero? Numero 1. Arrows A10. È la macchina con cui il team inglese corre il mondiale 1987. I piloti sono Derek Warwick ed Eddie Cheever. Ha un telaio monoscocca in fibra di carbonio e il cambio Hewland, ma è interessante il motore. È il 4 cilindri turbo BMW rinominato Megatron, perché la casa tedesca si è ritirata a fine 1986. Tra parentesi, Megatron è una società legata allo sponsor principale della squadra. Per regolamento, il motore monta una valvola detta pop-off, che limita la pressione del turbo a 4 bar, per una potenza di oltre
1000 cavalli in qualifica e 850 in gara. Circa, eh? Proprio quella valvola crea un sacco di problemi alla squadra, che riesce a risolverli solo l'anno dopo con l'evoluzione di questa monoposto, l'A10B, che arriva terza a Monza con Cheever e quarta nel mondiale costruttori, il miglior risultato della sua storia. Insomma, non era mica male sta macchina. Vi sono piaciute queste Formula 1? Spero proprio di sì. Quindi scrivetemi nei commenti qual è la vostra preferita, che non vedo l'ora di rispondervi e magari farci su un bel video. Ma soprattutto, sempre piede sul gas.